Grazie. Il professor Flaviano Celasi, che insegna disegno industriale nel nostro Ateneo Bolognese, è autore di un altro contributo significativo. E qui entriamo in un altro aspetto del nostro argomento odierno, e cioè come gli oggetti che fanno parte della nostra quotidianità scorrere, come alcuni di questi abbiano contribuito a cambiare la nostra vita o il mondo in cui viviamo, oppure siano espressione di questo cambiamento. Ed è un tema molto, molto interessante e intrigante. Grazie. Grazie per la vostra presenza. È bellissimo che in questi giorni che qui a Bologna ho tentato di prendere un treno, si è accorto che c'è la fiera con 60.000 persone che stanno invadendo il territorio con, intorno al design del bagno, della ceramica. C'è una Bologna Design Week con 120 eventi distribuiti in tutto il territorio, anche un'istituzione così, così autorevole come istituto senta il bisogno di arrivare con questa raffinata regia di tempi ad aprirsi proprio sul tema del design con un prodotto che abbiamo sentito ha raccolto in realtà un lungo tempo di elaborazione e di lavoro. Quindi bellissimo questa, come dire, sinergia, si dice, di tante istituzioni, di tante persone che collaborano a portare qui questa energia. Io vorrei parlarvi del contenuto, come ha detto il direttore, è un contenuto che è fatto di oggetti che hanno catalizzato la mia attenzione sulla prima parola, è la disomogeneità, una enorme disomogeneità. Se noi tentiamo di trovare un fil rouge del tipo del materiale, di tipo stilistico, di tipo valoriale, non ce la possiamo fare. Proprio spaziano su talmente tanti piani diversi che solo grazie all'esplosione del termine design riusciamo a ricomprenderli dentro ad una macro categoria che forse, come ha detto la professoressa Riccini poco fa, anche solo quando lei ha fatto la prima categorizzazione qui a Bologna non avremmo potuto ricomprendere. Quindi è passato poco tempo e già noi dentro la parola design ammettiamo che ci stia tutto questo. Il secondo concetto è quello che ci lega ad un passaggio di piano di analisi, ed è il passaggio dal piano del valore d'uso di questi oggetti al piano del valore relazionale. Sono merci in fondo, e non è, come dire, una cosa così semplice che le merci entrino nel museo e che abbiano l'autorevolezza e la capacità di trasmetterci così tanto come queste. E qualcosa che già Marx ci aiutava a decodificare quando nel libro primo del Capitale si rende conto che le merci, finché stanno sul loro piano d'uso, sono cose banali, usa proprio questa parola, quando passano sul piano relazionale diventano, dice, sensibilmente sovrasensibili, quasi teologiche. No? Quindi siamo a metà dell'Ottocento, e ci viene detto che c'è qualche meccanismo magico che traspone, moltiplica, esaspera, prendiamo un pezzo di tessuto e vediamo il valore della materia prima e a quanto viene venduto nel fashion system, e ci rendiamo conto che questa magia è oggi il quinto settore più autorevole dell'economia della regione Emilia-Romagna, che si è finalmente, come dire, corta e sta correndo prima regione in Italia a sostenere che l'industria culturale creativa è un pilastro fondamentale dell'economia di questo paese e in particolare di questo territorio, perché stanno esplodendo le attenzioni intorno a questo fenomeno e ne siamo veramente felicissimi, perché è un lavoro di sinergia che la regione ha saputo attivare in velocità e in opportunità veramente molto grandi. Succede quello che sta succedendo un po' nel cibo, no? Come dice Carlin Petrini, il cibo è un fatto agricolo, certamente, però fino a che lo teniamo sul piano agricolo, il cibo ha la capacità di generare un valore che è tutto sommato modesto. Non sappiamo quando gli agricoltori si lamentano del prezzo delle farine, eccetera, eccetera.
Quando il cibo passa sul piano relazionale, il moltiplicatore di valore diventa esattamente quello della moda, no? Ce ne accorgeremo tra qualche settimana quando aprirà Ficco, e non sarà certo un fatto agricolo Ficco, sarà un fatto relazionale, e ci renderemo conto di che razza di nuova esplosione culturale ci sarà intorno al fenomeno del cibo. E in questi oggetti che sono nel catalogo, nel prezioso catalogo, grazie Claudio di aver avuto la pazienza di costruirlo, è come se mettesse le mani su alcuni piani diversi. Il primo piano è quello del backstage, cioè questi sono oggetti che sono nati in un territorio dove si è innescato un rapporto che noi chiamiamo, oggi di moda chiamarlo business to business. È cambiato qualche cosa nella relazione tra gli attori che il consumatore non conosce. Diciamo che fino a un certo momento gli oggetti li faceva il padrone, poi ad un certo punto il padrone si è dotato di un tecnico, e poi il padrone e il tecnico hanno sentito bisogno di un artista. La triangolazione di questi tre soggetti qui in questo territorio ha generato una causazione circolare cumulativa fantastica, perché è diventata una sfida tra chi conosceva molto bene il processo, chi ci doveva credere molto bene perché ci stava investendo una quantità di risorse che potevano farlo fallire domani mattina, e chi invece per la prima volta, magari anche un po' preso in giro, metteva i piedi dentro ad una fabbrica sporca e cattiva con cipiglio artisti. E questo gruppetto ha cambiato il modo, la cultura, il modo di fare le cose, no? E l'altro piano su cui è avvenuta una trasformazione incredibile, che è come se questi oggetti ci raccontassero, è quello che è successo dall'altra parte della barricata, cioè nel piano del business to consumer, cioè il front line. Noi consumatori che queste cose le abbiamo guardate nelle vetrine scelte, comprate e portate a casa. Anche lì è evidente che queste cose hanno in comune un elemento, che è l'essere state le cose che hanno permesso alla borghesia di creare il suo mondo. No? Sono state le cose di una rivoluzione culturale che ha riempito le case dell'immagine, della sostanza della borghesia che prima non esisteva, e quindi una rivoluzione che ha abilitato questi oggetti, prima che ad entrare oggi nei musei, ad entrare nelle nostre case, ricordandoci che quegli oggetti erano moralmente giusti, erano educatamente adeguati alle nostre possibilità e alle nostre capacità d'uso, e che era buono e giusto usare queste cose per vivere tutti i giorni. Infatti la parola quotidiana, che è nel titolo della raccolta, è fondamentale dal mio punto di vista per chiarire che gli oggetti del quotidiano stiamo parlando, cioè di questa enorme rivoluzione che fa entrare una cultura, un'arte, una capacità di processo tutta insieme dentro delle merci, delle cose che vengono tutto sommato vendute, scambiate per denaro all'interno di un volgare e banale negozio. Quindi le categorie che avremmo potuto utilizzare per analizzare, cioè la categoria dell'ornare, dell'integrazione dell'ornamento, dell'unicum, della serie, del comfort, della modernità, sono poco interessanti. Secondo me è interessante il lascito che in questo territorio questa rivoluzione della merce borghese, cioè degli oggetti che oggi chiamiamo gli oggetti del design, ci ha lasciato. Secondo me questo patrimonio ci ha lasciato un'incredibile cultura di processo, che fa sì che, se ascoltate il signor Vignatelli, Alberto Vignatelli, che è un signore che nei primi anni 60 a Forlì si è ingegnato a tentare di espandere il poliuretano, perché aveva visto fabbricare i sedili degli aeroplani in America, e si era messo in testa che il settore dell'imbottito aveva bisogno di questa tecnologia. Ci ha provato e ritrovato che non ha esploso la fabbrica ed è bruciata, e poi allora ne ha fatto un'altra e ha riprovato ed è andato avanti. Oggi gestisce la Luxury Living, un sistema di aziende che fanno tutti gli hotel contract in giro per il mondo, no? E che è un patrimonio incredibile di
di questo territorio. Però tutto quello che c'è dietro, quindi, è questa incredibile voglia di sperimentare, di chiamare l'artista, di farlo star lì, fargli capire che se il colore tà, ma no, non lo metti dentro in un certo modo, non dà nessuna forma, e via dicendo, tribolare, provare, e poi buttare via tutto e poi ti si incendia. Ecco, questa sfida permanente, continua, è rimasta in questa terra, è rimasta nella natura distrettuale in cui, se il tuo vicino fa i soldi facendo un oggetto con una lucidità di un certo tipo, tu ti devi assolutamente ingegnare, perché devi essere più bravo di lui a fare quella lucidatura. E questo innesca un percorso, un lutto di ingegnosità che non è risolvibile da una persona sola, e quindi più soggetti entrano nel processo produttivo, e in quel processo produttivo si mescolano, anche senza troppe formalità, culture di processo, culture di prodotto, arte e via dicendo. Questo, secondo me, è uno dei lasciti più grandi nella cultura diffusa che queste merci ci lasciano, il fatto che entrino nei musei e ci accorgiamo della loro importanza, secondo me anche una nostra maturazione culturale molto forte. In questa terra ci sono 8.500 studenti universitari che studiano industrie culturali e creative, di questi 4.200 studiano design, quindi una concentrazione di cui non ci rendiamo conto perché è molto diffusa sul territorio. Se fosse messa insieme avrebbe l'autorevolezza di una capitale del design italiano. Ci fa molto piacere, sinonimo che